Ciao a tutti e ben ritrovati su Dentro la Scatola per un nuovo unboxing. Oggi voglio aprire insieme a voi un titolo che recentemente ha fatto molto parlare di sé, fresco della sua edizione italiana. In particolare questo In Alto i Calici, o Raise Your Goblets nella sua appunto versione originale. Un gioco di Tim Page e Nick Miles per 2-12 giocatori, quindi un ampio numero di giocatori al tavolo. Edito in Italia grazie alla Genos Games e della durata indicativa di circa 30 minuti a partita. Gioco di bluff, gioco dove siamo tutti appunto intorno a una tavola imbandita e dobbiamo appunto bere da questi calici e sperare che al loro interno non ci sia del veleno pronto a ucciderci. Direi di andare a vedere che cosa c'è appunto dentro la scatola, quindi cerchiamo. Ce lo fa molto molto duro, devo essere sincero. Quindi perfetto, abbiamo trovato dove si può aprire. Perfetto, quindi sigla e ci vediamo qui tra poco. Benissimo, eccoci qui, un'occhiata ovviamente come sempre all'artwork, molto divertente, in pieno stile oserei dire Genos Games e Horrible Games, questo in alto i calici, vediamo dietro, dietro ci fa già capire di che cosa si tratta, carte, calici di plastica e tante bigliettine, segne, non so, sembrano quasi delle caramelle e mi viene fame. Apriamo insieme. E vediamo che cosa ci aspetta dentro la scatola. Molto bene, abbiamo innanzitutto il regolamento, che è molto colorato, vedete che ci spiega già come funziona. Qui mazza se quanta roba c'è scritta. Ok, siamo a appunto varianti di gioco, anche questo, varianti di gioco molto interessante e per aumentare la longevità. E quindi abbiamo praticamente otto facciate di regolamento, comprese le varianti, questa che sembra essere una sorta di carta di pagina finale riepilogativa. Vediamo, poi abbiamo questi, che sono credo degli schermi dietro cui appunto mettere appunto le nostre pedine, penso io perlomeno. Ce ne sono sei, di sei tipi diversi. Proseguiamo, queste tante fustelline, una si è già defusa. Ah, che bello, che bel colpo d'occhio, mi piace molto questa scatola, come viene contenuta. Abbiamo queste fustelle, appunto, saranno punti vittoria vedendoli così, non ve lo so dire con precisione, però una si è già defustellata, è un cartoncino bello rigido, mi piace molto. Anche questo. Adesso vogliamo aprire prima le carte. Le carte, Madama Cicuta, mamma mia, mi promette bene, come si suol dire. Apriamo insieme il mazzo di carte. Belle queste carte, molto belle. Peccato forse, ho paura che si sbecchino un po'. Cardinale Arsenico, Marchesa Belladonna, Badessa Ramaria, Conte Leboro, Dama Cassava. Cameriera Amanita, Amanita Falloides, il fungo, Giocoliera Mandragora, Messer Argento Vivo, Ciambellano Cianuro, Re Cobra. Eccomi, scusate, mi è andato via appunto mi è andato via la videocamera, che mi ha ripreso Cavaliere Leviota, Baronessa Stramonio, Ormiraglio Torpede. Ribadisco, complimenti alla fantasia degli autori perché insomma, ce ne vuole anche per inventarsi tutti questi nomi. Proseguiamo, io i calci li lascio per ultimi. Questi sono in un sacchettino, mi piace molto. Posso ipotizzare. Ah, sono molto belli, veramente. In mano danno una sensazione eccezionale. Ora non so cosa staranno a significare, ma ce ne sono appunto di diverso colore. E sono di plastica, ma vi garantisco che danno un'ottima, ottima sensazione in mano, molto, molto ben fatti. Proseguiamo. Cosa troviamo qui? Questi cosa sono? Forse per da appoggiare, appunto, ne apriamo uno, vediamo come sono. Sono da mettere sotto.
Questi calici. I calici. Ah, ecco, forse così. Per segnalare. Molto bello. Una bella plastica. Ce ne sono appunto 6. Ecco, sarebbe interessante capire come si gioca in 12, visto che ci sono 6 calici, però penso che una spiegazione logica ci sia. Tutti uno molto bello. Vediamo questi. Davvero molto ben fatti. Poi anche questi, questa sorta di bassorilievi, no? Come si chiamano queste... Questi disegni in rilievo, ecco, sono davvero molto molto belli. L'inserto è veramente fatto da Dio e permette praticamente di tenere tutto alloggiato in maniera egregia. Benissimo, questo appunto era l'unboxing di In Alto i Calici. Non vedo l'ora davvero di provarlo, adesso mi sono davvero incuriosito, quindi spero davvero di riuscire a metterlo sul tavolo quanto prima. Io vi ringrazio come sempre per avermi seguito, commentate, fatemi sapere che cosa ne pensate, soprattutto se avete già avuto già modo di provarlo, e come sempre ci vediamo al prossimo video.